Gentili telespettatori, un cordiale saluto e un benvenuto ai nostri Cenacoli con Maria. Vogliamo in questi Cenacoli approfondire quello che dovrà essere il nostro impegno da offrire a Maria quando sarà possibile. Ecco, noi avevamo preventivato il 9 agosto, ma ecco, aspettiamo l'evolversi delle situazioni, quando sarà possibile fare l'affidamento della comunità a Maria. Intanto è certamente possibile fare la nostra preparazione. Cosa vuol dire fare l'affidamento a Maria? Impegnarsi a vivere da cristiani. Cosa vuol dire vivere da cristiani? Impegnarsi a vivere secondo il progetto di Dio, espresso nei comandamenti, che noi abbiamo sintetizzato in 5 parole: Dio, famiglia, vita, giustizia e verità. Ecco, abbiamo affrontato il primo tema, Dio, attraverso anche l'esplicitazione dei primi 3 comandamenti. Adesso guardiamo alla famiglia cercando di esaminare altri 3 comandamenti. Il quarto, che è quello che stiamo esaminando, poi anche il sesto e il nono, perché comandamenti sulla purezza non hanno senso in se stesso, non sono delle proibizioni fino a se stesso, ma sono come un supporto sia nella preparazione alla famiglia, sia nella realizzazione della famiglia. Stiamo approfondendo il quarto comandamento. E come avevo anticipato l'altra volta, avrei approfondito con voi uno dei capitoli più belli dell'Amoris Laetitia. Vedete, dopo il sinodo dei Vescovi, dopo i 2 sinodi dei Vescovi, Papa Francesco ha fatto un documento che è stato travisato, perché è stato detto della comunione ai divorziati. In realtà il documento è molto più vasto. Quello dei divorziati è un tema attuale, purtroppo è una realtà presente nella società, e Papa Francesco, nell'affermazione del comandamento di Dio che l'uomo non può dividere ciò che Dio ha unito, però non può non prestare attenzione alle persone. Se c'è una persona che soffre, che vive una situazione particolare, non si può non prestare attenzione a loro. Ecco, diciamo, tutta la problematica di Amoris Laetitia è stata concentrata su questo punto, precludendoci proprio la possibilità di vedere altri orizzonti. Il Papa ha un grande sogno sulla famiglia, che è il disegno proprio di Dio. Oggi noi affrontiamo il tema dell'educazione dei figli. Ecco, ringrazio Lucia che mi farà compagnia. Buonasera a tutti e grazie a Padre Michele. E ringrazio Emanuele e Vincenzino che rendono possibile dall'altro lato la trasmissione. Allora, mi sono detto, proprio studiando il quarto comandamento nel Catechismo della Chiesa Cattolica, bellissimo quello che ci siamo detti l'altra volta, ma Papa Francesco ha delle intuizioni particolari, perché porta nel concreto, nel vissuto delle famiglie, come deve essere l'educazione. Allora studiamo un po' quello che Papa Francesco ci dice. È un cenacolo, quindi lo facciamo in comunione con voi, che vi invitiamo anche a telefonare. Ecco, diciamo, e ricordiamo il numero, potete chiamarci allo 0921 381 218. Ecco, quindi vi aspettiamo, chiamateci. Aspettiamo queste chiamate. Cosa dice? Come parte Papa Francesco? Con una constatazione, dicendo: l'educazione in famiglia incide sempre in bene o in male. E la famiglia non può sfuggire a questa responsabilità educativa, deve assolutamente affrontarla. E per affrontarla Papa Francesco usa
quattro aggettivi, in maniera cosciente. Cioè la famiglia deve prendere consapevolezza del suo ruolo educativo, quindi deve sapere quello a cui è chiamata, in maniera entusiasta, cioè non subendo. I genitori devono essere entusiasti di stare con i propri figli, di trasmettere i valori, mai stanchi, sempre proprio pieni di vita, di vitalità. Terzo aggettivo, ragionevole. L'educazione non può essere inventata, deve essere qualcosa di ragionevole. E quarto aggettivo, appropriata. Cioè l'educazione richiede anche determinate regole. L'educazione è un'arte. E l'arte non è qualcosa che si apprende anche, ma che veramente viene fuori dall'intuizione, viene fuori dal cuore. Michelangelo, che ha fatto la Pietà, se l'avessero data a me sarebbe venuto fuori uno sgorbio. Michelangelo, che era un artista, ha saputo trarre questo capolavoro che è veramente immortale, della bellezza. Ecco, i genitori devono essere degli artisti, devono educare proprio col cuore. Ma Papa Francesco ci va con tanto realismo e prima di tutto invita i genitori a chiedersi: ma dove sono i figli? Partiamo da qua. Dove passano il tempo libero? Cosa vedono a casa con i media? A quale agenzia noi le affidiamo al di fuori di quelle ufficiali? Ecco, e come dobbiamo accompagnarli in questo loro stare? Partiamo proprio dal numero 260, in cui Papa Francesco proprio invita i genitori a porsi questi interrogativi. La famiglia non può rinunciare a essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno di prospettare a che cosa voglia esporre i propri figli. A tale scopo non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si occupano di dare loro divertimento e intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, quelli a cui li affidano per guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti che passiamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti e le sane possibilità che creiamo perché possano occupare il loro tempo, permetteranno di evitare una nociva invasione. C'è sempre bisogno di vigilanza, l'abbandono non fa mai bene. I genitori devono orientare e preparare i bambini e gli adolescenti affinché sappiano affrontare situazioni in cui ci possano essere, per esempio, rischi di aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza. Ecco, è realistico il Papa. Sì, è vero. Cioè dice, questi figli devono essere fortificati dall'interno, ecco. Dove stanno i nostri figli? Dove si trovano? Ecco, l'azione della famiglia è un'azione di sostegno, di accompagnamento, di guida. Questi tre sostantivi usa il Papa. E deve un po' adattarsi alla situazione attuale, deve inventare nuovi metodi. Per questo è necessario avere una vigilanza, per evitare che i figli possono subire delle violenze. Pensiamo al bullismo. Quanti ragazzi sono bullizzati? In tenera età anche proprio. Anche in tenera età proprio. E proprio perché non riescono a comunicare in famiglia. Il genitore deve essere uno che deve leggere oltre l'apparenza. Un silenzio di un figlio è più eloquente anche di una parola. Quindi attenti che ci possono essere delle violenze che si perpetrano sui figli.
sin da piccoli ci può essere chi ne abusa, stiamoci attenti, apriamo gli occhi. E terzo, le tossicodipendenze. Le tossicodipendenze che cominciano anche adesso in età scolare, mi riferisco anche alle ultime classi di scuola elementare, quando il ragazzo comincia a sentirsi uomo, allora provare uno spinello è quanto mai importante. Ritiene che sia importante per lui. E i genitori devono vigilare. Ma come farlo? Il Papa ha una categoria che ha usato nel documento Evangelium Gaudium, in cui dice che noi, più che occupare spazi nella vita delle persone, dobbiamo usare delle strategie di tempo, cioè non preoccuparci dove sono i figli, ma veramente che cosa passa nel loro animo, quindi sostenerli in questa loro ricerca. Questo è il 261, è un articolo molto particolare in cui si consiglia ai genitori come devono intervenire, non con l'ossessione, facendo i carabinieri, facendo gli sbirri, ma veramente parlando al cuore. Leggiamolo. Tuttavia l'ossessione non è educativa, comincia proprio così, e non si può avere un controllo di tutte le situazioni in cui il figlio potrebbe trovarsi a passare. Qui vale il principio per cui il tempo è superiore allo spazio, vale a dire si tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un genitore è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione dell'autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in se stesso gli elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e per agire con intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai genitori sono: cerchiamo di capire dove i figli veramente sono nel loro cammino? Dov'è realmente la loro anima? Lo sappiamo? E soprattutto lo vogliamo sapere? Ecco, quindi andare oltre le apparenze. Un genitore non è uno il controllore dei figli, ma è uno che cerca di entrare in sintonia con il figlio, in quello che sono le dinamiche della sua vita. Ecco, ma come si realizzerà tutto ciò? Leggiamo adesso il 262. Se la maturità fosse solo lo sviluppo di qualcosa che è già contenuto nel codice genetico, non ci sarebbe molto da fare. La prudenza, il buon giudizio e il buon senso non dipendono da fattori puramente quantitativi di crescita, ma da tutta una catena di elementi che si sintetizzano nell'interiorità della persona, per essere più precisi, al centro della sua libertà. È inevitabile che ogni figlio ci sorprenda con i progetti che scaturiscono da tale libertà, che rompa i nostri schemi, ed è bene che ciò accada. L'educazione comporta il compito di promuovere libertà responsabili che nei punti d'incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza. Persone che comprendano senza riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro mani e che questa libertà è un dono immenso. Ecco, quindi si tratta non di uno sviluppo automatico, ma di guardare all'interno di ogni persona. E qual è il cuore di ogni persona? È la libertà. I genitori devono favorire libertà responsabili, cioè capaci
di rispondere alle sfide della vita. I genitori devono promuovere autonomia, cioè non devono essere quelli che devono suggerire continuamente ai figli cosa devono fare, ma devono dare l'input perché essi stessi facciano le scelte. Autonomia significa proprio questo, cioè diventare legge a se stesso. Andiamo adesso nel contenuto dell'educazione. Qual è il ruolo proprio della famiglia nell'educazione dei figli? È l'educazione etica, l'educazione ai valori. Quando parliamo di etica, di morale, parliamo proprio di libertà. Perché qual è la differenza tra le leggi fisiche e le leggi morali? Le leggi fisiche sono necessarie. Se io lascio cadere questo foglio, per la legge di gravità arriverà a terra. E sarà sempre così. La legge morale, Dio non ci ha creati autonomi. Qualcuno dice, ma oh Signore, perché mi ha fatto sbagliare? Perché ti ha fatto libero. Perché tu devi essere padrone della tua vita. E quindi tu devi cercare di diventare te stesso. Quindi che cosa devono promuovere i genitori? L'educazione alla vita morale. E il numero successivo. Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un'istruzione di base ai propri figli, non possono mai delegare completamente la loro formazione morale. Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona richiede un'esperienza fondamentale: credere che i propri genitori sono degni di fiducia. Questo costituisce una responsabilità educativa, con l'affetto e la testimonianza generare fiducia nei figli, ispirare in essi un amore, un amorevole rispetto. Quando un figlio non sente più di essere prezioso per i suoi genitori, nonostante sia imperfetto o non percepisce che loro nutrono una preoccupazione sincera per lui, questo crea ferite profonde che causano molte difficoltà nella sua maturazione. Questa assenza, questo abbandono affettivo provoca un dolore più profondo di un'eventuale correzione che potrebbe ricevere per una cattiva azione. Ecco, due cose fondamentali. I genitori devono inoculare fiducia, intanto col loro modo di essere. Devono essere degni di fiducia, ma devono dare fiducia anche ai figli. E devono avere per loro, il Papa usa questa espressione, un amorevole rispetto. Il figlio non è una cosa. Il figlio è una persona che bisogna educare, ma rispettando la sua personalità, rispettando la sua libertà, mai inserendosi in quello che è il dinamismo della sua crescita. Il Papa diceva: i figli a volte ci stupiscono con le loro idee. Io penso che tu, che sei mamma, non ti sei sentita stupita qualche volta? Sì, anche più di qualche volta. Ecco. Che noi progettiamo sempre, loro un po' escono appunto dagli schemi, scardinano. Cioè noi pensiamo di voler creare, far crescere i nostri figli a nostra immagine e somiglianza, con i nostri tempi, con le nostre risposte, che loro si comportino in base alla nostra volontà. E non è così, a volte proprio ci stupiscono perché loro hanno dei modi diversi anche di relazione, di mettersi in relazione. Chiaramente io ho due bimbe piccole, quindi periodo... Io l'ho detto apposta! Sì. Se già questo avviene con i bimbi piccoli... Sì, figuriamoci! Io ho visto lo stupore di certe mamme di fronte a certe affermazioni dei figli piccoli, sì, che lasciano un po' così a bocca aperta, ma da dove gli è venuto? Perché i bambini sono delle spugne e assorbono tutto quello che accade in famiglia. I bambini di domani sono quello che trasmettiamo noi a loro.
e riescono comunque a rielaborarlo. Sì, più di noi, anzi. Ecco. Noi pensiamo che ci siano dei limiti, invece non hanno i bambini questi limiti, sono più bravi degli adulti nella rielaborazione di quello che ascoltano, di quello che vivono. Vediamo come va portata avanti questa libertà. Andiamo al numero successivo. Il compito dei genitori comprende un'educazione della volontà e uno sviluppo di buone abitudini e di inclinazioni affettive a favore del bene. Questo implica che si presentino come desiderabili comportamenti da imparare e inclinazioni da far maturare. Ma si tratta sempre di un processo che va dall'imperfezione alla maggiore pienezza. Il desiderio di adattarsi alla società o l'abitudine di rinunciare a una soddisfazione immediata per adattarsi a una norma e assicurarsi una buona convivenza è già in se stesso un valore iniziale che crea disposizioni per elevarsi poi verso valori più alti. La formazione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi attivi e con un dialogo educativo che coinvolga la sensibilità e il linguaggio proprio dei figli. Inoltre questa formazione si deve attuare in modo induttivo, in modo che il figlio possa arrivare a scoprire da sé l'importanza di determinati valori, principi e norme, invece di imporgliele come verità indiscutibili. Anche ecco. Perché avremmo l'effetto contrario se imponessimo dall'alto. Qua il Papa usa tre cose. Prima dobbiamo coinvolgerli. Cioè, non siamo noi che gli diciamo. Ma che ne direste se facessi così? Cioè, il figlio è dotato di intelligenza e di volontà, quindi noi non lo dobbiamo trattare come una persona, un oggetto, è una persona. Secondo, tutto questo può avvenire nel dialogo educativo. Che cos'è il dialogo educativo? È la relazione che si stabilisce, in cui ecco, si accoglie anche quello che c'è nei figli, però si ha anche quella capacità di andare oltre. E terzo, il metodo induttivo. Noi siamo bravi ad enunciare regole, si fa così. Invece è dal basso, cioè dalle esperienze concrete che il bambino fa, che bisogna arrivare ai principi, cioè bisogna farli scaturire dalla vita stessa. E l'obiettivo deve essere quello di creare buone abitudini. Ecco, saltiamo il 263 e andiamo al 264, in cui Papa Francesco proprio dice che bisogna suscitare queste abitudini nel bambino, anche usando delle espressioni. Sapete che fantastico in questo senso Papa Francesco è un maestro. Le tre espressioni che suggerisce ai bambini, alle famiglie, diceva permesso, grazie, scusa. Ai bambini dice per favore, permesso e grazie. Ecco, e poi più avanti dirà come chiedere perdono. Ascoltiamo questo numero che mi pare tanto efficace nel portare avanti l'educazione dei figli, nel promuovere anche delle abitudini virtuose. È necessario maturare delle abitudini, anche le consuetudini acquisite da bambini hanno una funzione positiva, permettendo che i grandi valori interiorizzati si traducano in comportamenti esterni sani e stabili. Qualcuno può avere sentimenti socievoli e una buona disposizione verso gli altri, ma se per molto tempo non si è abituato per l'insistenza degli adulti a dire per favore, permesso, grazie, la sua buona disposizione interiore non si tradurrà facilmente in queste espressioni. Il rafforzamento della volontà e la ripetizione di determinate azioni costruiscono la condotta morale e senza la ripetizione cosciente, libera e apprezzata di certi comportamenti buoni, non si porta a termine l'educazione a tale condotta. Le motivazioni o l'attrazione che proviamo verso un determinato valore
non diventano virtù senza questi atti adeguatamente motivati. Diceva Aristotele, una rondine non fa primavera. Cioè, se noi diciamo che amiamo i grandi valori, nel numero precedente il Papa diceva, ma la conoscenza del bene, non basta la conoscenza. Basta, sì. È necessario che diventi vita, che diventi qualcosa di concreto. E come lo può diventare? Ecco, strutturando la personalità anche attraverso gesti, che poi si traducono anche in espressione. E credo, mi perdoni se la interrompo, che se tutto questo si fa quando i bambini sono piccoli, sarà più facile poi avere dei risultati quando i bambini attraversano l'adolescenza, ecco, poi viaggiano verso l'età adulta. Io vorrei dire il modo come si fa. E il modo come si fa, se è un modo dialogico, nel senso che dà spazio anche ai bambini, hanno bisogno di essere coinvolti proprio anche nel dialogo. Ecco. Spesso noi non li consideriamo, ma sì, fai così, e invece loro hanno bisogno che noi spieghiamo loro. Esatto. Se noi proprio dialoghiamo, quando saranno grandi, continueranno il dialogo. Diversamente, se noi abbiamo dato semplicemente imposizioni, non avremo formato la persona, per cui appena la persona cresce subito si imporrà con gli altri, ecco, perché i bambini imitano, quindi subito si smarca dai genitori. Mm-mm. E fa di tutto. Quante volte una persona che è stata costretta a fare qualcosa di cui non era convinta l'ha fatto per il momento, ma poi l'ha rimosso completamente. Poi ha fatto l'opposto nella vita. La formazione si fa proprio sui valori morali. Ecco, che cos'è la libertà e come educare alla libertà? Il numero successivo. La libertà è qualcosa di grandioso, ma possiamo perderla. L'educazione morale è un coltivare la libertà mediante proposte, motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli, premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni, esortazioni, revisioni del modo di agire e dialoghi che aiutino le persone a sviluppare quei principi interiori stabili che possono muovere a compiere spontaneamente il bene. La virtù è una convinzione che si è trasformata in un principio interno e stabile dell'agire. La vita virtuosa pertanto costruisce la libertà, la fortifica e la educa, evitando che la persona diventi schiava di inclinazioni compulsive, disumanizzanti e antisociali. Infatti la dignità umana stessa esige che ognuno agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso, cioè, e determinato da convinzioni personali. La libertà va liberata, perché non è libero chi fa quello che vuole, ma chi sceglie liberamente il bene, cioè non si fa condizionare né dalle passioni, dai vizi che ci sono anche nel bambino, che noi dobbiamo imparare a discernere, a valutare e a superare. Ecco, dai vizi, dai condizionamenti esterni. Sa, il mio compagno ha fatto così. Io non dimenticherò mai uno schiaffo che mia mamma mi diede a 3 anni perché avevo detto una parolaccia. E io portai come motivazione, ma sa, quello la dice, era uno più grande che per me era diventato un modello. E tu non la dici, perché essere grande poteva significare anche dire una parolaccia. E tu non la dici. Io non dimenticherò mai questo gesto educativo che ha avuto nei miei confronti. Ancora ci ho proprio fotografato nella memoria anche il posto dove ci trovavamo e come eravamo. Quindi è importante liberare la libertà dai condizionamenti interni ed esterni che si prendono. Per esempio, Papa Francesco, tra le altre cose, diceva i media che ci sono nella casa. Guardate che per tanti genitori il televisore è diventato la babysitter elettronica.
è diventato l'invasore delle nostre case, che chissà quante cose propina, senza che noi ce ne accorgiamo. Se non si riesce a stare accanto ai figlioli in queste situazioni, succederà che loro si formeranno un mondo a sé. E da dove l'hanno preso? Anche a casa nostra, oltre che fuori. Poi fuori se lo scambieranno, perché in fondo chi comanda nelle nostre case, nella società, sono i media, oggi i social media. Andiamo avanti, al numero successivo. Il valore delle sanzioni come stimolo. Ecco, questo è fortissimo. Perché a volte si dice, no, non bisogna punire. Il Papa dice che bisogna punire, però da grande maestro ci dice come va fatta la punizione. Cioè il figlio si deve rendere conto delle conseguenze di quello che fa e deve anche abituarsi a chiedere perdono e a riparare. Sono degli atteggiamenti importanti, però la punizione non deve essere un qualcosa di ossessivo, nel senso deve avere paura perché ogni cosa è sanzionata. Deve crescere in un clima di affetto, però con la correzione che è necessaria a portare ai vari comportamenti. Ugualmente è indispensabile sensibilizzare il bambino e l'adolescente affinché si renda conto che le cattive azioni hanno delle conseguenze. Occorre risvegliare la capacità di porsi nei panni dell'altro e di pentirsi per la sua sofferenza quando gli si è fatto del male. Alcune sanzioni ai comportamenti antisociali aggressivi possono conseguire in parte questa finalità. È importante orientare il bambino con fermezza a chiedere perdono e a riparare il danno causato agli altri. Quando il percorso educativo mostra i suoi frutti, in una maturazione della libertà personale, il figlio stesso a un certo punto inizierà a riconoscere con gratitudine che è stato un bene per lui crescere in una famiglia e anche sopportare le esigenze imposte da tutto il processo formativo. Ecco, fortissimo. Quindi attenti a non passare sopra. C'è un fratellino, una sorellina che fa anche delle azioni non belle nei confronti dell'altro. Guarda, e se l'avessi avuto tu, cosa sarebbe stato? Chiedi perdono, ripara, è importante. Però attenti che l'atteggiamento sanzionatorio non deve essere proprio ossessivo, deve essere liberante. Noi dobbiamo guardare alla meta, la sanzione è un mezzo per arrivare allo scopo. Andiamo. La correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano e si riconoscono gli sforzi e quando il figlio scopre che i suoi genitori mantengono viva una paziente fiducia. Un bambino corretto con amore si sente considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i suoi genitori riconoscono le sue potenzialità. Questo non richiede che i genitori siano immacolati, ma che sappiano riconoscere con umiltà i propri limiti e mostrino il loro personale sforzo di essere migliori. Ma una testimonianza di cui i figli hanno bisogno da parte dei genitori è che non si lascino trasportare dall'ira. Il figlio che commette una cattiva azione deve essere corretto, ma mai come un nemico o come uno su cui si scarica la propria aggressività. Inoltre un adulto deve riconoscere che alcune azioni cattive sono legate alle fragilità e ai limiti propri dell'età. Per questo sarebbe nocivo un atteggiamento costantemente sanzionatorio che non aiuterebbe a percepire la differente gravità delle azioni e provocherebbe scoraggiamento e irritazione. Padri, non esasperate i vostri figli. Sì. Diceva San Paolo. Esatto, sì, agli Efesini. Efesini. Quindi una paziente fiducia, cioè i genitori devono essere padroni di se stesso. Guardate che le scariche sono come i temporali estivi che fanno solo danno. C'è bisogno della pioggia leggera che scenda nella terra e che veramente la faccia fruttificare. Fiducia, attenti che certe volte un'espressione che si sente dire e tu sei il solito, tu non ti correggi mai. Ecco,
Noi dobbiamo dare sempre la possibilità nuova di intravedere, ecco, riconoscendo anche i genitori i propri limiti e cercando di favorire proprio la crescita dei figli. Paziente fiducia, ecco l'atteggiamento che bisogna avere. Poi, attenzione, rendersi conto che certe cose sono dovute all'età, alle condizioni, non è che vanno, diciamo, lasciate, ma senza quell'atteggiamento che veramente chiude, ma che promuove, guarda, ma così non è bello, devi cercare di migliorare. E se si crea veramente questo dialogo, diventa qualcosa di importante nella vita dei figli. Andiamo proprio al paragrafo successivo. Paziente realismo? Del paziente realismo. Che vuol dire? Il paziente realismo è rendersi conto delle situazioni e quindi avviare un processo educativo che cammini, però partendo dalla situazione di partenza. Chi è il vero educatore? Non è chi lascia le cose come stanno e non è neanche chi dice bisogna fare così, ma chi mette in moto processi che partono dalla situazione di partenza alla situazione di arrivo. Per questo ci vuole veramente un paziente realismo, dice il Papa. L'educazione morale implica chiedere a un bambino o a un giovane solo quelle cose che non rappresentino per lui un sacrificio sproporzionato, esigere solo quella dose di sforzo che non provochi risentimento o azioni puramente forzate. Il percorso ordinario è proporre piccoli passi che possano essere compresi, accettati e apprezzati e comportino una rinuncia proporzionata. Diversamente, per chiedere troppo non si ottiene nulla. La persona appena potrà liberarsi dell'autorità probabilmente smetterà di agire bene. Ecco, questo è fortissimo. Quindi bisogna rendersi conto di quello che possiamo chiedere. Io racconto un'esperienza che ho fatto all'inizio quasi del mio ministero. Un anno mi trovai a insegnare greco. Nella prova quadrimestrale ho voluto seguire un metodo. Cioè, ho voluto rendermi conto di dove i ragazzi erano arrivati e gli ho dato una versione in cui tutti potevano arrivare alla sufficienza. Appena hanno visto la sufficienza, siamo bravi, alti. Adesso vi faccio vedere una cosa. Se nello stesso libro io prendo altri esercizi, il più bravo di voi prenderà 3. Allora, cosa ho voluto dimostrare loro? Che intanto l'educatore è chi si rende conto di dove è arrivato, l'educando. Però che attiva processi per migliorare sempre più, anche facendo scoprire le deficienze. Ecco, io ho sognato sempre una scuola così. Vedete, tra le preoccupazioni di oggi, di questa situazione del Covid-19, c'è anche quella per le scuole cattoliche. Attenzione, non tutte le scuole cattoliche sono il massimo, ma la scuola cattolica è un luogo dove la persona deve essere aiutata a crescere. Tant'è vero che tanti, proprio per questa capacità, hanno mandato i figli nelle scuole cattoliche. Però noi dobbiamo chiedere alla società, c'era nel catechismo della Chiesa Cattolica dell'altra volta, dobbiamo chiedere alla società che possa rendere accessibile la scuola a tutti, che i genitori possano indirizzare i figli nella scuola dove veramente possono crescere. Quindi è importante tutto questo. Andiamo al paragrafo successivo. La vita familiare come contesto educativo. Ecco. La vita familiare, anzi, vediamo l'ultimo numero, dove si fa una differenza tra
volontario e libero. Non tutto ciò che è volontario è libero. Vediamo dove sta la differenza, che anche ci dice come a che cosa noi dobbiamo educare i nostri figli. Quando si propongono i valori, bisogna procedere a poco, progredire in modi diversi a seconda dell'età e delle possibilità concrete delle persone, senza pretendere di applicare metodologie rigide e immutabili. I contributi preziosi della psicologia e della scienza dell'educazione mostrano che occorrono un processo graduale nell'acquisizione di cambiamenti di comportamento, ma anche che la libertà ha bisogno di essere incanalata e stimolata perché abbandonata a se stessa non può garantire la propria maturazione. La libertà situata reale è limitata e condizionata. Non è una pura capacità di scegliere il bene con totale spontaneità. Non sempre si distingue adeguatamente tra atto volontario e atto libero. Qualcuno può volere qualcosa di malvagio con una grande forza di volontà, ma a causa di una passione irresistibile o di una cattiva educazione. In tal caso la sua decisione è fortemente volontaria, non contraddice l'inclinazione del suo volere, ma non è libera, perché le risulta quasi impossibile non scegliere quel male. Ecco, capite? Perché una cosa sia libera deve essere non condizionata dalla passione. Allora io posso volere una cosa cattiva, la voglio con tutte le mie forze, ma non è un atto libero. Io mi libero quando faccio il bene. Solo il bene libera. In questo senso i genitori sono coloro che formano la libertà dei figli, aiutano i figli a vivere nella libertà. Vediamo un po' questo contesto familiare, che il contesto in cui deve avvenire l'educazione. La famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove si impara il buon uso della libertà. Ci sono inclinazioni maturate nell'infanzia che impregnano il profondo di una persona e permangono per tutta la vita, come un'emozione favorevole nei confronti di un valore o come un rifiuto spontaneo di determinati comportamenti. Molte persone agiscono per tutta la vita in una certa maniera perché considerano valido quel modo di agire che hanno assimilato dall'infanzia, come per osmosi. A me hanno insegnato così, questo è ciò che mi hanno inculcato. Nell'ambito familiare si può anche imparare a discernere in modo critico i messaggi dei vari mezzi di comunicazione. Purtroppo molte volte alcuni programmi televisivi o alcune forme di pubblicità incidono negativamente e indeboliscono valori ricevuti nella vita familiare. Ecco, bisogna liberare la libertà dai condizionamenti, condizionamenti che ci sono anche all'interno della famiglia. La famiglia deve offrire al figlio quel bagaglio che lo può accompagnare nel cammino della vita. Andiamo. Nell'epoca attuale in cui regnano l'ansietà e la fretta tecnologica, compito importantissimo delle famiglie è educare alla capacità di attendere. Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare con i dispositivi elettronici, ma di trovare il modo di generare in loro la capacità di differenziare le diverse logiche e di non applicare la velocità digitale a ogni ambito della vita. Rimandare non è negare il desiderio, ma differire la sua soddisfazione. Quando i bambini o gli adolescenti non sono educati ad accettare che alcune cose devono aspettare, diventano prepotenti, sottomettono tutto alla soddisfazione delle proprie necessità immediate e crescono con il vizio del tutto e subito. Questo è un grande inganno che non favorisce la libertà, ma la intossica. Invece, quando si educa ad imparare a posporre alcune cose e ad aspettare il momento adatto, si insegna che cosa significa essere padroni di se stesso, autonomi davanti ai propri impulsi. Così, quando il bambino sperimenta che può farsi carico di se stesso, arricchisce la propria autostima. Al tempo stesso, questo gli insegna a rispettare la libertà degli altri. Naturalmente ciò non significa pretendere dai bambini che agiscano come adulti, ma nemmeno bisogna disprezzare la loro capacità di crescere nella maturazione di una libertà responsabile. In una famiglia sana, questo apprendistato si attua in maniera ordinaria, attraverso le esigenze della convivenza. Ecco, fortissimo, eh?
Noi oggi siamo presi dalla fretta di raggiungere gli obiettivi. Ecco, dice il Papa, bisogna dare tempo, tempo. Per questo i bambini ci chiedono tutto e subito, perché vedono che noi ci comportiamo così. Farle aspettare non è male. Il tutto e subito, dice il Papa, intossica la libertà, perché la libertà si libera quando sa aspettare, quando sa costruirsi quello che vuole, non ottenerlo subito. È bene che anche un regalo i ragazzi riescono a meritarselo, ed è che diventi anche una conquista, può essere un modo anche di crescere. Andiamo avanti, che qua abbiamo tanti spunti. Sì. Nell'ambiente familiare si possono anche reimpostare le abitudini di consumo per provvedere insieme alla casa comune. La famiglia è il soggetto protagonista di un'ecologia integrale, perché è il soggetto sociale primario che contiene al proprio interno i due principi base della civiltà umana sulla terra, il principio di comunione e il principio di fecondità. Ugualmente i momenti difficili e duri della vita familiare possono essere molto educativi, e ciò che accade, per esempio, quando sopraggiunge una malattia, perché di fronte alla malattia anche in famiglia sorgono difficoltà a causa della debolezza umana, ma in genere il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. Un'educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana inaridisce il cuore e fa sì che i ragazzi siano anestetizzati verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l'esperienza del limite. Ecco, qualcuno dice, ma dobbiamo dirgli della malattia, della morte? E sì che bisogna dirgli, bisogna vedere come fare, attenzione, non essere traumatici. Ma la vita è fatta anche di queste cose. Non bisogna anestetizzare i figli rispetto al dolore, la sofferenza è un qualcosa che fa parte della vita e che loro devono imparare a saper gestire, che noi dobbiamo educare a saper condurre, a saper portare avanti. Andiamo avanti. L'incontro educativo tra genitori e figli può essere facilitato o compromesso dalle tecnologie della comunicazione e del divertimento sempre più sofisticate. Quando sono ben utilizzate, possono essere utili per collegare i membri della famiglia malgrado la distanza. I contatti possono essere frequenti e aiutare a risolvere difficoltà. Deve però essere chiaro che non sostituiscono né rimpiazzano la necessità del dialogo più personale e profondo che richiede il contatto fisico o almeno la voce dell'altra persona. Sappiamo che a volte questi mezzi allontanano invece di avvicinare, come quando nell'ora del pasto ognuno è concentrato sul suo telefonino. In famiglia anche questo deve essere motivo di dialogo e di accordi che permettano di dare priorità all'incontro dei membri senza cadere in divieti insensati. Comunque non si possono ignorare i rischi delle nuove forme di comunicazione per i bambini e gli adolescenti, che a volte ne sono resi abulici, scollegati dal mondo reale. Questo autismo tecnologico li espone più facilmente alla manipolazione di quanti cercano di entrare nella loro intimità con interessi egoistici. Sapete, i grossi network che stanno dietro i social che usiamo anche gratuitamente, mica lo fanno per generosità. È perché attraverso questi sistemi ci controllano. E si ha un controllo di massa, non solo. Quando questi mezzi non sono usati nella maniera giusta, che bellezza che in questo momento di crisi si può comunicare, si può continuare la didattica, però chiunque l'ha usato si rende conto che non bastano. Adesso ci dobbiamo contentare, c'è bisogno del contatto fisico, non solo, c'è bisogno della parola, a volte semplicemente messaggiare senza anche sentire il calore della voce ha un valore relativo. È necessario veramente creare relazione. Noi non dobbiamo demonizzare questi mezzi, li dobbiamo semplicemente saper usare, perché possono aiutare la crescita educativa dei figli.
Non è bene nemmeno che i genitori diventino esseri onnipotenti per i propri figli, che potrebbero avere fiducia solo in loro, perché così impediscono un adeguato processo di socializzazione e di maturazione affettiva. Per rendere efficace il prolungamento della paternità e della maternità verso una realtà più ampia, le comunità cristiane sono chiamate a offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie, in modo particolare attraverso la catechesi di iniziazione. Per favorire un'educazione integrale abbiamo bisogno di ravvivare l'alleanza tra la famiglia e la comunità cristiana. Il Sinodo ha voluto evidenziare l'importanza delle scuole cattoliche che svolgono una funzione vitale nell'assistere i genitori, come diceva lei poco fa. Le scuole cattoliche dovrebbero essere incoraggiate nella loro missione di aiutare gli alunni a crescere come adulti maturi, che possono vedere il mondo attraverso lo sguardo di amore di Gesù e che comprendono la vita come una chiamata a servire Dio. In tal senso vanno affermati con decisione la libertà della Chiesa di insegnare la propria dottrina e il diritto all'obiezione di coscienza da parte degli educatori. Ecco, è importante che si trovino degli ambienti educativi adeguati. La Chiesa deve poter avere questi spazi educativi. Ecco, tanto la Chiesa offre la catechesi, per ora purtroppo è limitata anche questa. So però che tanti catechisti dialogano con i figli, con i ragazzi, ma è importante che ci siano delle fonti in cui non ci sia il pensiero unico, che è il pensiero laicista, ma che si senta anche la voce di questi valori che veramente aiutano a crescere la persona. L'educazione sessuale, la vedremo la prossima volta. Ah, perfetto. Anche perché passeremo, non so se qualcuno di voi vuole intervenire, perché penso che è un tema veramente forte. Tanto di grande attualità, perché l'educazione dei figli è sempre... E quello che dice il Papa è veramente molto forte. Ecco, il ruolo insostituibile della famiglia nell'educazione dei figli, l'educazione morale e affettiva che spetta alle famiglie, il valore anche della sanzione, ma in maniera intelligente, e poi una paziente fiducia che deve promuovere personalità libere. I genitori devono avere la gioia di dare ai figli la possibilità di costruirsi e di sviluppare loro fiducia in se stessi e nell'altro. Di avere fiducia in se stessi. Cioè, non è bravo quel genitore che c'ha sempre la ricetta adatta per i figli. La direttività, anche dal punto di vista psicologico, non è il miglior sistema. Far trovare la via, anche con qualche sbaglio, attenzione, noi non è che vogliamo che sbaglino. Chi di noi non ha sbagliato? Chi di noi non si è reso conto che sbagliando ha proprio imparato a fare qualcosa di nuovo? Quindi, ecco, è un orizzonte abbastanza vasto. Prossima volta vedremo l'educazione sessuale, che tra l'altro ci introdurrà a vedere il sesto e il nono comandamento, che ho inserito nel tema della famiglia, come ho detto all'inizio, proprio perché proprio la sessualità non è oggetto di proibizione, ma è un valore da assumere all'interno della persona che deve portare veramente alla creazione di famiglie belle, di famiglie dove veramente l'amore alberga, come tra l'altro scrive anche il Papa in questo documento. Allora, grazie Lucia. Buona riflessione. Buona riflessione a tutti. Grazie a Vincenzino e Emanuele che dall'altro lato hanno reso possibile la nostra trasmissione. Arrivederci a mercoledì prossimo. La prossima volta sarà mercoledì, anche perché il rosario per l'Italia sarà giorno 1 maggio, il primo del mese. Buonasera, buonasera a tutti.